Le loro ossa riposano in pace in questo mare che non è solamente il mare Mediterraneo per i turisti, ma è solamente un cimitero che raccoglie le spoglie dei sognatori, perché queste persone sono sognatori e soprattutto sono eroi. Eroi perché nonostante le difficoltà, nonostante le barriere innalzate dalla fortezza Europa, come dice Gabriele Del Grande, hanno deciso di affrontare questa fortezza, di arrampicarsi su questa fortezza rischiando la propria vita per un ideale qual è la libertà, qual è la dignità, perché ogni essere umano ha diritto di cambiare la propria vita e di spostarsi in questo mondo. Proprio in queste ore arriva la notizia di centinaia di cadaveri raccolti in mare. Ragazzi, donne e bambini rovesciati in acqua dopo l'incendio scoppiato a bordo di un barcone diretto verso l'Europa. Si tratta di richiedenti asilo, donne e uomini in fuga da guerre e persecuzioni, così come gli altri inghiottiti da mare nel corso di questi decenni, oltre 20.000. Lo spettacolo della frontiera sud ci ha abituato a guardare l'incessante susseguirsi di queste tragedie con gli occhi di chi, impotente, può solo sperare che ogni naufragio sia l'ultimo. Come se non vi fosse altro modo di guardare a chi fugge dalla guerra che con gli occhi di chi attende l'approdo di una barca, a volte per soccorrerla, a volte per respingerla, altri ancora per recuperarne il relitto. Per questo le lacrime e le parole dell'Europa che piange i morti del confine faticano a non suonare come retoriche. Perché l'Europa, capace di proiettare la sua sovranità fino all'interno del continente africano per esternalizzare le frontiere, finanziare centri di detenzione, pattugliare e respingere, ha invece il dovere, a fronte di questa continua richiesta di aiuto, di far sì che chi fugge dalla morte per raggiungere l'Europa non trovi la morte nel suo cammino. Io personalmente